Appuntamento presso la casa di quartiere San Bao al Rione La Rosa di Brindisi con la tavola rotonda Volontariato e Mondo delle Professioni. L'incontro nasce dalla convinzione che il sapere non deve rimanere chiuso fra quattro mura di una casa o di un ufficio, ma deve essere alla portata di chi ha necessità. Da qui il ruolo del professionista che può e deve mettere a disposizione dell'altro le proprie competenze tecniche e professionali. Ho ideato questo sportello di orientamento legale che ha lo scopo proprio di informare le persone che hanno appunto necessità di conoscere un percorso delle nozioni, delle informazioni su determinate situazioni. Quindi è un'idea che nasce proprio dallo sportello Non so cosa fare, il quale nasce a sua volta proprio dalla quotidianità e dalle storie delle persone. Oggi ci siamo incontrati noi professionisti, ci sono rappresentanti delle ACLI, delle Confcooperative, della Coldiretti, del CSV e anche del CNA e del gruppo Pari Opportunità di Mesagne, proprio a testimonianza delle nostre competenze professionali che mettiamo nel mondo del volontariato e quindi a servizio delle persone. Crediamo fermamente, e la riforma del terzo settore poi ci dà ragione, che mettere al servizio, a disposizione degli altri ciò di cui conosciamo, che normalmente quindi è poi la nostra professione, può semplicemente accrescere la realtà in cui si vive. Siamo ospiti appunto della nostra struttura, la casa di quartiere San Bao, casa di quartiere La Rosa, e affronteremo tutta una serie di argomenti che riguardano appunto il mondo del volontariato, che è un mondo molto particolare, è un mondo in cui tutti possono dare il proprio contributo per aiutare gli altri, chi è in difficoltà, ma anche per portare tutta una serie di attività laddove appunto c'è bisogno.